Super hacking sulla exchange Binance, il più grande exchange in termini di volumi di scambio del mercato delle cripto. Una bad news veramente molto molto bad, che però non provoca alcun movimento sui mercati, più o meno. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video di aggiornamento in real time, perché stanotte, nella giornata di ieri per lo più, è avvenuto un hacking importante di circa 7.000 bitcoin dall'exchange Binance, exchange che tutti voi conoscete sicuramente, il più importante in termini di scambi di volumi del mercato criptovalute. Ma prima di iniziare con questo video e andare al nocciolo della situazione, io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciarmi un mi piace su questi video, condivideteli ragazzi dove ritenete opportuno. E poi in questo video particolare, perché sarà un video un po' di opinione, un po' di dibattito, vi chiedo anche la vostra opinione relativamente a quello che andrò a dirvi in questo video, perché è importantissimo conoscere che cosa state pensando a tal riguardo e quali sono le vostre idee per confrontarci insieme. Nei commenti scrivetemi tutto quello che pensate su questa tematica. Binance subisce un attacco hacking, quindi nonostante le sue difese siano estremamente elevate, addirittura sembrerebbe che gli hacker siano riusciti a prelevare i codici 2FA di accesso, quindi insomma comunque delle informazioni abbastanza complesse, utilizzando le tecniche di classico, mi pare il phishing se non sbaglio. Ma andiamo al di là di queste informazioni, quello che ci interessa, perché il mercato non ha reagito o più o meno non ha fatto grandi cambiamenti a questo tipo di news. Questa è una tipologia di news, ragazzi, che è gravissima, perché parliamo del più importante exchange in termini quantomeno anche di immagine del mondo cripto. E se accostiamo anche il fatto che l'altro grande exchange come Bitfinex sia in balia di un uragano, di una tormenta giudiziaria ad opera del comune di New York, se non sbaglio dello stato di New York, scusate, e a quel punto ci rendiamo conto comunque come ancora intanto questo tipo di mercato sia molto molto immaturo e sia anche estremamente osteggiato per una serie di motivi che chiaramente possono diciamo balzare agli occhi abbastanza in maniera intuitiva, perché è un mercato deregolamentato, un mercato estremamente free e quindi molto spesso dà un po' fastidio. Oggi in questo video però volevo parlarvi del perché queste news non stanno facendo effetto su Bitcoin, che sembra ancorato ad un trend assolutamente rialzista, e faccio anche un confronto per esempio con quello che è il mercato hold. Una news del genere anche nel mercato hold, nei mercati finanziari classici, ragazzi, non lascerebbe così indifferenti, se così possiamo dire, non lascerebbe così indifferenti, perché è comunque una news abbastanza rilevante. E anche nei mercati tradizionali del trading, news di questa portata, per esempio un buco di miliardi in una banca importante, comunque farebbe degli effetti notevoli sul mercato. Basti pensare per esempio agli earnings che sono venuti qualche giorno fa sui mercati americani tecnologici. Guardate per esempio quello di Google, che cosa ha causato: un gap down della mattina perché gli earnings non sono stati presi bene dal mercato, di grandissima rilevanza. Allora dobbiamo interrogarci perché invece nel mondo cripto una news del genere non ha fatto grande effetto, per due motivi essenzialmente, ragazzi. Uno è di natura diciamo macroeconomica, chiamiamola così, collegato proprio esclusivamente al mondo delle news, quindi al modo in cui le news vanno a impattare sul mercato. E l'altro invece è di natura tecnica, di analisi tecnica, legato al trend in atto relativo a Bitcoin. Ve lo dirò alla fine del video, perché è un'ulteriore informazione che va a confermare una cosa estremamente importante per tutti i traders. Partiamo dal primo punto, perché le news di un hacking, di un exchange nel mondo cripto non fanno in realtà rumore,
da un punto di vista di volatilità del mercato. Dobbiamo intanto discernere il discorso in due ambiti diversi. Il mondo cripto generale e il Binance Coin, cioè il BNB, che invece ovviamente subisce, perché il BNB in questo caso è l'immediata rappresentazione di quello che è Binance e dei eventuali profitti di Binance. Perciò nel momento in cui viene toccata un'azienda importante come questo exchange, il BNB va giù a picco, infatti è quello che è successo. Anche se, ragazzi, per essere il mondo cripto, in realtà questa fluttuazione del BNB è comunque tutto sommato controllata. Pensate anche agli ultimi rialzi che ha avuto. In sostanza sì, è andato giù più o meno attorno al 10-15%, però non è un imponente ribasso come si ci potrebbe aspettare. È un ribasso sostanzioso, giustamente legato a questa news. Ma perché per esempio Bitcoin non lo ha fatto, o altre cripto in generale? Perché, ragazzi, in sostanza il problema delle news è che hanno un effetto sui mercati solo laddove non siano scontate. Così sì, possiamo tradurlo in maniera semplificativa. L'hacking di un exchange come può essere Binance o anche un altro exchange, per quanto sia una notizia sconvolgente, grande, fa danni, 40 milioni, però è un po' scontata dai mercati, perché il mondo cripto affronta hackeraggi praticamente ogni anno, ce ne sono uno o due importanti. Questo significa che il mercato ha prezzato questo rischio, ragazzi, e si dice così in termini da analista finanziario, cioè il mercato ha prezzato il rischio di buchi, hacking e diciamo errori informatici che possono esserci in questo mondo, e l'ha già inserito nei prezzi di mercato di tutte le più importanti coin del mondo cripto. Questo discorso di conseguenza ci porta al fatto che una notizia scontata chiaramente dal mercato non produce alcun tipo di effetto. Ecco perché voi vedete che negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, queste notizie che insomma prima avevano un grande impatto, adesso non producono grande impatto sul mercato, perché il mercato ha imparato da se stesso e ha imparato a apprezzare questo mondo, queste notizie che sono un po' scontate, e a metterle già dentro i prezzi. Quindi sono già dentro i prezzi, il rischio hacking del mondo cripto è dentro i prezzi di Bitcoin, per intenderci. Non so, che sembra strano pensarlo così, ragazzi, però lavorate un po' di fantasia. Un'altra tipologia di news, per esempio, che non hanno praticamente impatto sul mondo cripto, qual è? Quale potrebbe essere? Risulta subito all'occhio l'innovazione tecnologica. Perché un'innovazione tecnologica in un mondo del genere, ragazzi, dovrebbe essere accolta come una news wow? Perché non ha senso. Questo è un mondo in cui le news tecnologiche, quindi gli update, da un punto di vista tech, esistono ogni settimana, quindi sono ancora una volta già presenti nel mercato. Significa che i prezzi scontano anche gli update tecnologici, quindi tutte queste eventuali evoluzioni della tecnologia da un punto di vista, chiamiamola non radicale ma incrementale. Queste innovazioni incrementali del mondo cripto non hanno effetto sui prezzi, o ce l'hanno per mezza giornata e poi rientra, ragazzi, perché sono già scontate. È un mondo tecnologico, è ovvio che ci sia la tecnologia, la rivoluzione tecnologica. È un mondo tecnologico immaturo, troppo piccolo, ancora in fase di rodaggio, è normale che ci sia un buco, un hacking, un furto, un errore informatico. Queste news sono dentro i prezzi ed è il motivo del perché non fanno alcun effetto sul mercato, se non di poco conto, quindi non sostanziale sul mercato. Ma veniamo alla seconda motivazione di cui volevo parlarvi, che è quella legata al trading, quindi quello tecnico, di analista tecnico puro. Perché una news del genere, che è una news fortemente negativa, non impatta sui prezzi di Bitcoin in maniera importante, facendoli scendere, oltre a quello che già vi ho spiegato da un punto di vista diciamo macro. Da un punto di vista proprio tecnico e di trading ci dà un'indicazione che invece è fondamentale, cioè il bear market del 2018
potrebbe essere finito. Questo è quello che sta indicando anche questo tipo di reazione, perché in un mercato orso una notizia negativa ha maggiore valenza, perché è un mercato in preda al panico in teoria, quindi un mercato che ha una continuità nella sua, diciamo, decrescita, così come il mercato delle bolle speculative. Ragazzi, l'abbiamo visto a fine del 2017, il mercato delle bolle speculative a ogni news che non aveva nessun rilievo faceva più 10. La stesso identico atteggiamento un bear market. Nel momento in cui il mercato orso è forte, è ancora in atto, una notizia del genere, un bel meno 10 sul mercato ce lo faceva sicuro. Badate bene che non si può considerare una cosa del genere come un'indicazione assolutista e possiamo dire che al 100% il bear market è finito. Assolutamente no, questo, ragazzi, non lo sa nessuno. Da un punto di vista di trading, un mercato orso subisce una news del genere e non fa ribasso? Beh, un po' lascia a desiderare. Quindi questo atteggiamento di Bitcoin è comunque indicativo del fatto che il bear market, magari nella sua diciamo fase importante, imponente, potrebbe essere terminato. Questa è un'ulteriore indicazione, prendetela con le pinze, ragazzi, perché ovviamente sono indicazioni che ci dà il mercato, ma poi ce ne dà anche altre 10.000, però diciamo legandolo anche ai rialzi, ai trend rialzista di medio periodo dell'ultima fase, e vi ricordo legandolo anche al trend rialzista di lunghissimo periodo dei mercati cripto, ragazzi, è vero che c'è stato un bear market, ma ricordatevi che i mercati cripto sono in trend rialzista di lunghissimo periodo, quindi il bear market è una correzione di quel trend, quindi non è il trend principale. Perciò dobbiamo anche considerare come questo impatto della news di Binance possa essere un'indicazione estremamente importante anche di questo discorso. Probabilmente c'è una maggiore affidabilità sul fatto che il bear market possa essere terminato. Bene, vi ho detto quello che penso a tal riguardo. Da un punto di vista invece personale, per quanto riguarda il mondo cripto in generale, l'hacking è assolutamente una cosa negativa, soprattutto un'immagine negativa che si ha sull'impatto della adozione del mondo cripto, immagine negativa anche quella di Bitfinex e dei problemi legali. Adozione del mondo cripto, bisogna essere più trasparenti, assolutamente va fatto, ma Binance farà una cosa importante che cercherà e aumenterà l'affidabilità, cioè rimborserà tutti gli utenti, quindi i bitcoin in sostanza prelevati 7.000 dai wallet dei vari utenti saranno rimessi lì, quindi loro utilizzeranno alcuni fondi appositamente creati per fare questo, e questo è ottimo, assolutamente importante. Loro in questo caso, ragazzi, lo fanno per salvaguardare un business miliardario che è quello del trading che hanno, ma al contempo questo produce un effetto positivo anche sulla platea dei retail, di tutti gli investitori e di tutti i traders di Binance, e questo è un ampio effetto positivo, quindi una spirale positiva che produce effetti positivi per Binance e positivi anche per i retail. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio di essere stati qui sul canale, noi ci rivediamo in settimana col prossimo video, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un like e soprattutto nei commenti mettete giù tutte le vostre idee e quello che pensava, chi di voi è stato colpito, per esempio, da questo blocco su Binance. Ah, il BNB, è vero? Sì, il BNB è andato giù. Quasi quasi è il caso di farci un'analisi. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!